Giancarlo, sono dall'Indo Scacchi, anzi sono Veneto, ma vengo qua dal 1974. Noi abbiamo all'Indo Scacchi abbiamo pensato di fondare un'associazione volontaria proprietari seconde case, perché soprattutto perché l'arredo urbano ormai è ridotto a un colabrodo, cioè. Allora poi siamo andati un po' più avanti, ci siamo iscritti all'albo dell'associazione di Comacchio, ieri ci è arrivata la dichiarazione che facciamo parte dell'albo delle associazioni e abbiamo pensato anche di allargare, non l'associazione, di allargare l'iniziativa, se era possibile anche gli altri lì. Questa sera mi risulta che sia presente, beh, io conosco il signor Mammato, quindi Viva le Nazioni, Scacchi, c'è Parolini per Pomposa. C'è il signor Franco. Franco per Spina, c'è il signor Sauro che è Lido degli Estensi, c'è Lido delle Nazioni, quindi Vito di Molano. benissimo, attraverso Nicola. Quindi siamo rappresentati come tutti e sette Lidi. È inutile che parliamo dell'arredo urbano, che sappiamo tutti com'è. Noi ad esempio all'Indo Scacchi abbiamo fatto un questionario che abbiamo dato nel mese di luglio e agosto a 300 non residenti, ne sono tornati indietro 231 e da cui risultava 231 hanno detto che bisogna mettere le mani sull'arredo urbano. 209 hanno anche detto che manca attività commerciale. 181 mi sembra che abbia detto Pierluigi, per piacere. Tranquillo, Sì. Anche con, ecco. Cioè, praticamente arredo urbano e mancanza di commercio, che vuol dire attività giornaliera. E poi si andava carenza di spazi verdi attrezzati per anziani e bambini, carenza di spazi per tempo libero di giovani e adulti, carenza di attività commerciali, carenza di mezzi di trasporto pubblici interterritoriali. Questa era la situazione. Contemporaneamente io seguo molto la situazione perché mi interessa, cioè, più che altro per i miei nipoti, che per me che potrei anche starmene a casa. Ma mi ha colpito una cosa. Dunque, il comune di Comacchio aveva preventivato la tassa di soggiorno, mettendola a bilancio preventivo sulle 700.000 euro. È andata al controllo del Ministero dell'Economia, del MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze. E lì è ritornata indietro dicendo che no, che nel patto di stabilità non ci può essere, non ci possono essere tasse nuove, ma si poteva andare a incidere sulle altre, una furbata all'italiana comunque. Contemporaneamente i giornali uscivano con queste notizie. Ve lo do perché questo è del 30 maggio 2015, ma non è anche una precedente. Cioè, era una scelta giusta e virtuosa, ma perché? Perché l'aumento, cioè quella tassa che era stata abolita dal governo, doveva comunque figurare nel bilancio. Non poteva essere dire il bilancio è 100.000, vabbè, 700.000 in meno di 100.000. No. Devi ugualmente. E cosa hanno pensato? Qua c'è scritto una frase che mi rimane qua. Ve la leggo perché è così. Ci è stato assicurato, sto in linea Callegarini, che non so, un rappresentante della Confesercenti. che il milione di euro in più che lo Stato preleverà dalle casse del Comune non verrà recuperato incidendo sul tessuto produttivo locale, ma sulla maggiore aliquota IMU a carico delle seconde case. Virtuosa. Al che io ho detto, ma scusatemi. Poi un altro articolo giustificavano il tutto dicendo che il tavolo del turismo, come
che il comune si giustificasse dicendo la tassa, l'aumento della tassa sulle seconde case è avvalorato anche dal tavolo del turismo. Ma il tavolo del turismo da chi è formato da 3 anni? Dall'ASCOM, che a me fa piacere che lavorino, perché se lavorano loro sto bene anch'io. Dall'AS Balneari, dall'assessore al turismo, da un dirigente del turismo, basta. Chi subisce l'aumento non è mai presente. Mi sembra che sia una cosa, cioè, non è democratica, non so cosa sia. Perché tu vai a un tavolo, ma inviti anche i proprietari di seconda casa. Ecco, il nostro scopo è quello di dire, vogliamo anche noi entrare al tavolo del turismo, visto che voi aumentate le tasse sempre a carico di una persona o di una categoria che è assente, anche noi vogliamo questo. Ecco, io ho finito, se volete intervenire anche voi mi fa piacere. L'importante è che noi siamo uniti, non dobbiamo farci dividere, perché ho sentito anche quella addirittura a scacchi, che c'è una guerra fra Scacchi e Pomposa, siamo due lidi ultra non frequentati, come si può dire. E poi si mettono in testa anche della guerra fra di loro, quindi una cosa tutta a rivedere, siamo noi che dobbiamo rivitalizzare i lidi se vogliamo. Ecco, io ho finito, signor Nonnato, se vuole intervenire la ringrazio. Delle seconde case non sono avvalorizzati delle loro problematiche, è una base, e lo sappiamo bene, Michetti ve lo confermerà, solamente di una problematica all'italiana, legata al fatto che non siamo residenti. Meglio, non siete residenti, e purtroppo a livello politico contate proprio zero. Perché? Perché, come sapete, chi governa il territorio viene eletto dal popolo, il popolo residente. Quelli delle seconde case, purtroppo, essendo considerati, ma non sono, sono considerati di serie B, non vengono considerati in vera e propria parola giusta. E quindi tutte le tesi portate dal signor Sartori, giustissime e perfette, che sono all'ordine del giorno, purtroppo non vengono ascoltate. Questo è il motivo. Però i soldi che danno quelli delle seconde case, le tasse. Sono buoni solo quando è ora di far cassa, certo. E questo è il motivo che il nostro comune, dico Macchio, non ascolta i paesi, chiamati paesi o le frazioni, che al loro interno hanno più persone che hanno proprietà di seconde case che residenti. Tant'è vero che, guarda caso, adesso vi parlo in tema di eventi, dove si fanno più eventi, dove si cerca di spronare, si cerca di fare qualcosa di più delle altre parti, è solo Porto Garibaldi e Comacchio. Il motivo ci sarà pure. Tant'è vero che gli eventi che fanno Porto Garibaldi, adesso li chiamano Comacchio Festival e poi la fa Porto Garibaldi, perché vogliono accalappiare le benevolenze e tutti i favoritismi della popolazione locale, che a sua volta alle prossime elezioni, alla volta di marzo, andrà sicuramente ad appoggiare la loro tesi. Per cui Volano viene dimenticata da Dio, Lido delle Nazioni viene dimenticato da Dio, Pomposa, Scacchi, Porto Garibaldi un po' meno, e Lidi Sud, Spina, Estensi, sempre di meno. Quindi cosa possiamo fare? Questo è un bel inghippo caduto in tutti quanti.